il Altobelli travolto dai fiori. L'emozione di questa partita con la Juve contro l'Inter? Ma l'emozione, quando c'è un'accoglienza del genere, l'emozione è ancora più grossa. Speriamo che prima della partita mi passa. Auguri e cordialità prima della partita, ma appena si comincia l'Inter è subito minacciosa. Sfiorato il gol dopo soli 40 secondi, i nerazzurri rimangono sotto l'area della Juventus. Deviazione di Berti. Punizione per la Juve con Lanese che indica di aspettare il suo via. Così, mentre Zenga sistema la barriera, il pallone finisce in rete. L'arbitro non convalida e fa ribattere la punizione. L'Inter passa al 20° in posta Fanna e prosegue Matteus con un colpo di tacco. Il centro è corretto in rete da Serena, che in questo periodo è proprio da maglia azzurra. 1-0. In una partita con gran movimento a centrocampo, i portieri intervengono di rado. Galia impegna Zenga. La reazione dei bianconeri si ferma sul fischio di Lanese, che annulla una rete di Zavarov per fallo di Altobelli su Ferri. Il pareggio arriva all'inizio della ripresa. Altobelli manca la finezza tecnica, ma riesce a dare all'indietro per Galia. Rasoterra imprendibile e gol. 1-1. La partita sembra bloccata. Solo alla mezz'ora Marocchi arriva a contatto con Zenga, che si salva a fatica. Poco dopo l'Inter segna, è un bel gol di Mandorlini che Lanese annulla per falli in aria. In tutto due soli gol validi su 5 palloni finiti in rete. Qualcuno si innervosisce. Negli spogliatoi, linea a Claudio Valeri. Aldo Serena è ormai l'appellativo di match winner per quanto riguarda l'Inter. Oggi non è venuta la vittoria, è arrivato comunque puntuale il gol di Serena. Sì, mi dispiace non aver vinto con la Juventus perché era una gara importantissima per noi. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, nei primi 20 minuti del secondo tempo la Juventus ci ha messo un po' in difficoltà ed è riuscita a far gol. Nel finale noi con il nostro pressing siamo riusciti a mettere in difficoltà, avevamo fatto anche un gol che a me passo regolare, però d'altra parte così che le partite finiscono al 90esimo e un pareggio con la Juve ci può anche stare bene. Per noi era una partita molto importante, per riuscire a fare un risultato positivo qui a Milano bisognava fare una grossa partita e io penso che la Juve oggi ha fatto una bella partita, abbia anche meritato questo pareggio. Ecco, il gol di Mandorlini tu l'hai visto? Il gol di Mandorlini l'ho visto e ho sentito, ho visto il gol, la palla che andava dentro ma avevo sentito il fischio dell'arbitro, come era successo perfettamente il primo tempo quando avevamo fatto